Quando sono venuto alla Sampdoria sono stato entusiasta, venivo da Mantova, io e Petrini, che per me era un salto di categoria, diciamo, è un inizio di una carriera praticamente. E i ricordi sono tanti, dovevamo lottare sempre per salvarci, insomma. Si cercava allora di fare un gruppo per poi cercare di vincere queste partite e portarsi alla salvezza, insomma. Quella col Torino feci questo cross per Boni, che poi riuscì a fare questo gol e fu la salvezza, cioè, ma io personalmente quella partita era sofferta tanto, perché arrivare all'ultima giornata e tutta una stagione, arrivare a salvarsi proprio all'ultima giornata era bellissimo poi, cioè nella sofferenza c'era la gioia. Real era un allenatore, secondo me, sembrava cattivo, duro, ma era umile e molto bravo, cioè sapeva gestire bene il gruppo. E nonostante che parlavano sempre di lui, che era un uomo rudo, un po' cattivo, invece secondo me mi ha fatto molto crescere, cioè lui, nel senso, un preparatore, un ottimo preparatore, un ottimo allenatore, aveva vinto poi lo scudetto che veniva dalla Juve, no? E poi fu lui a cambiarmi anche un po' il ruolo, che poi mi ha fatto crescere dopo che sono andato via alla Sampdoria, perché se vi ricordate a Torino la prima partita con la Juve mise me sul capello, mi fece la marcatura fissa sul regista avversario e si riuscì a pareggiare questa partita e i giornali parlavano di questo Roberto Herrera che aveva un po' rivoluzionato il ruolo mio, sicché dalla tornante avevo già in prospettiva un altro ruolo che io ancora non conoscevo. Il secondo anno cambiò l'allenatore e praticamente la società scelse un allenatore del settore giovanile veniva. Vincenzo aveva giocato nella Sampdoria e teneva bene il gruppo, diciamo, molto amico dei giocatori perché li conosceva tutti, diciamo. E con lui si fece un cammino sempre per salvarsi, questa Sampdoria si doveva salvare, insomma. Ecco. Però fu un ottimo allenatore e poi ci ha portato a questa salvezza meritata, diciamo. Quando arrivai alla Sampdoria fu molto utile Suarez, perché essendo giovane la società dormivo con lui, sicché mi insegnava, mi gestiva un po', e per un giovane era importante, cioè, perché era molto umile questo Suarez, molto umile. Lui e Lodetti riusciva praticamente a fargli crescere. Poi grande campione, grande giocatore. Sampdoria sempre nel cuore, dove ho giocato, Lazio, Sampdoria, Livorno, Mantova, un giocatore ce l'ha dentro, nel cuore, e la società poi che ho più nel cuore è la Sampdoria, perché poi ho sposato mia moglie di Genova, però il pensiero sempre vai a Roma, vai a Genova, come è successo ora, che mi ha invitato il club Pride, che sono stato invitato, è stata una cosa bellissima, perché mi hanno fatto una sorpresa, anzi devo ringraziare tutti loro, perché io è dall'85 che non vuoi vedere una partita. Ero talmente tanto appassionato al calcio, che ho dato tanto, poi è strano che non, poi ho lasciato, no? Stare un po' tutto. E lì questo club mi ha fatto ritrovare di nuovo l'entusiasmo, mi sembra già di ritornare come ero qui negli anni 70, perché mi ha fatto una sorpresa, ho ritrovato Boni, poi ho ritrovato la figlia di Mantovani, che ho rivisto, che era ragazzina quando sono venuto io. E, insomma, mi ha fatto piacere, io sono rimasto. Poi con la mia famiglia sono venuto qui alla partita e sono rimasto contentissimo, guarda. Un'emozione, mi sono commosso con i tifosi, mi sono commosso, perché poi io mi commuovo facilmente.